Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui nel nuovo format in cui rispondo direttamente alle vostre domande che mi avete fatto nello shorts di inizio, diciamo, del nuovo format, quindi domanda a mondo nerd. Dovevano essere dei video di risposta in versione shorts, ma ho deciso di fare dei video lunghi perché penso che sia giusto anche argomentare un attimino le mie risposte e poter rispondere a più domande insieme. Quindi oggi magari non risponderò a tutte, ma la maggior parte. Mi raccomando, se ne avete altre, scrivetemi nei commenti, così vediamo anche come strutturare questo nuovo format e con che cadenza far uscire i video. Detto questo, c'è una sirena in lontananza. Va bene, partiamo con le domande. Me le sono scritte qui perché se no non me le ricordavo. Quanti anni hai e che lavoro fai? Allora ragazzi, io ho 34 anni, quest'anno farò i 35 purtroppo, ma ottobre, quindi 34, punto e basta. Lavoro come operaio in un'azienda metalmeccanica che produce valvole per il settore dell'oil and gas, quindi valvole per impianti petroliferi e piattaforme petrolifere e quant'altro. Di dove sei? Qualcuno mi ha scritto che sembra emiliano, strano, no, sono di Bergamo ragazzi, quindi vivo a Bergamo. Poi, come è nata la mia passione per gli anime? Bellissima domanda. Allora, come è nata la mia passione per gli anime? Inizio col dire che in famiglia sia mio padre che mio fratello minore sono appassionati anche loro di fumetti, anime, ma anche proprio del fumetto in generale, io anche, quindi comics americani, Bonelli, animazione tipo studio di animazione tipo Studio Ghibli. La mia passione per gli anime naturalmente è partita, come penso per quasi tutti quelli della mia età, guardando quelli che una volta venivano chiamati cartoni animati, non esisteva neanche il termine anime in Italia, quindi Kenny il Guerriero, Dragon Ball, Captain Tsubasa che si chiamava Ollie e Benji, quelli lì diciamo, dai cartoni classici, gli anime classici che venivano trasmessi dalle reti italiane in TV. Mireshiro anche. Detto questo, qualcun altro invece mi chiede com'è nata la mia passione per il mondo nerd, quindi una domanda più in generale. La risposta non cambia di molto, però dovete sapere che in realtà io prima di appassionarmi agli anime e ai manga ero e sono tuttora un grandissimo fan di Star Wars. Io sono un appassionatissimo di tutto il verso di Star Wars, leggo libri, fumetti, riguardo i film, serie TV. È forse uno dei miei verse preferiti, se non il mio verse preferito in assoluto. E detto questo, poi sono passato a leggere un sacco di comics americani, Marvel, DC, ne ho moltissimi a casa. Quindi la mia passione per il mondo è una passione a quasi a 360 gradi e, come ho detto prima, viene tramandata in famiglia da mio padre, comunque tendenzialmente, quindi è gran parte del merito suo perché fin da piccolo mi ha un po' indirizzato, tra virgolette, verso questo splendido mondo che è poi quello di cui discutiamo qui sul canale. Poi mi è stato chiesto, sarà mai fatto un torneo di My Hero Academia nei tornei che stiamo facendo, quindi mi raccomando, oggi ne è partito un altro, andate subito a recuperare le shorts, lascio giù la penna perché continuo a vedere io che la muovo così nel massimo. In ogni caso, per quanto riguarda My Hero Academia, non so se ci sarà mai, spero di sì perché vorrebbe dire che ho recuperato il manga o l'anime, credo che cercherò di recuperare il manga, però ho letto solo il primo numero per il momento, che è l'unico che ho a casa. Quindi al momento no, come ho già risposto, anche il torneo di One Piece e di Bleach sono in stand-by perché sto cercando di recuperare il manga e quindi ci vorrà del tempo. Il prossimo torneo vi preannuncio che potrei fare a scegliere a voi quale verse tra Naruto, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball, eccetera. Comunque farò un video a riguardo. Altra domanda, secondo te è più forte Zenitsu o Inosuke? Anche qui ragazzi, io sono alla seconda stagione dell'anime di Demon Slayer che mi sta piacendo tra l'altro parecchio, non posso quindi dare una risposta definitiva, a livello di sensazioni però io credo che Zenitsu sia superiore, Inosuke è molto più portato per il combattimento ma Zenitsu ha delle abilità che sono assurde, cioè quando si addormenta che entra in quella specie di stato di trance che prende e attacca a velocità del lampo, non lo so, mi dà l'idea che potrebbe essere uno dei personaggi più forti di tutto il verso di Demon Slayer, però ecco, lo scoprirò solo guardando l'anime, poi una volta che ho finito con l'anime andrò a recuperare il manga per cercare di finirlo anche lì in tempi umani. Poi, altra domanda, se potessi scegliere quale abilità innata vorresti, se quella di Kimimaro o di Shino? Qui ragazzi vi stupirò, io non so perché, ma ci ho riflettuto molto, in realtà dico Shino. Shino, anche se a me non piacciono gli insetti, sono tra i pochi animali che non piacciono, però non so, sarei curioso. Devo dire che Shino mi ha sempre molto incuriosito come personaggio e mi sarebbe piaciuto anche riuscire a capire fino a quanto potesse spingersi la sua abilità attraverso gli insetti. Non lo so, quindi vi rispondo. Shino,
Ultima domanda a cui risponderò oggi, perché stiamo andando lunghissimi col video, per se posso rispondere in maniera un po' esaustiva. Personaggi preferiti in Naruto, quindi facciamo una sottospecie di classifica e se posso dire perché. Allora, parto col dire che è veramente difficile per me fare una classifica di Naruto, perché uno dei grandi meriti di Masashi Kishimoto, l'autore del manga, è che è riuscito a creare tantissimi personaggi, a caratterizzarli in maniera stupenda, e quindi fare una top diventa veramente molto dura. Cercherò di dirvi un po' di personaggi che mi piacciono e darvi almeno una motivazione del perché. Facciamo così. Allora, primo personaggio che mi viene in mente, vabbè, raga, Itachi. Itachi semplicemente perché è il personaggio, secondo me, scritto meglio tra tutti quelli in Naruto, oltre che è fortissimo, intelligentissimo in combattimento. Itachi è veramente il personaggio. Potrei addirittura dirvi che lo metterei al primo posto in una mia eventuale top. Mi piace molto Obito, anche lui a livello di scrittura molto alto e soprattutto devo dire che è fighissimo in tutte le varie fasi, no? Quindi con la maschera di Tobi, poi quando prende il Rinnegan, e alla fine col Decacoda. Obito è un personaggione, mi piace tantissimo. Jiraiya dal lato umano, quello che mi piace di più. Lo ritengo in verità un grandissimo maestro, è stato il maestro del quarto Kage, voglio dire, è stato il maestro di Naruto, ha delle tecniche eccezionali, l'Eremita dei Rospi è veramente nella mia top 3 dei personaggi preferiti. Dopodiché Kakashi ci metto. Kakashi Hatake è il ninja perfetto, il prototipo di ninja perfetto. Kakashi ha tutto di bello, backstory bellissima, scrittura bella, abilità fantastiche, con lo Sharingan diventa una potenza incredibile. Intelligenza, battle IQ, ce le ha tutte, veramente. Kakashi è un idolo, bellissimo personaggio. Chi metterei ancora in questa classifica, per non andare troppo lungo, metterei, vabbè, Hashirama, che io ho adorato, e sto preparando anche un video riguardo tra Hashirama e Madara, quindi ci metto Hashirama, il primo Kage, che secondo me è tra i più forti personaggi di tutto il verso di Naruto, Minato, Madara, e non posso non metterci la menzione speciale per quello che è tra i miei personaggi preferiti in assoluto, Mai Togai è un personaggio che secondo me è scritto benissimo, che alla fine di Naruto esplode, lo vediamo quando apre le 7 porte come Concha Kisame, lo vediamo con l'apertura delle 8 porte quando dimostra di essere, se non il più forte, uno dei più forti ninja in assoluto di Konoha, anche se poi è destinato a morire dopo l'ottava porta, però Mai Togai è bellissimo, la backstory fantastica, la storia di suo padre mi è piaciuta tantissimo e rappresenta secondo me il ninja, più che il ninja, l'essere umano che attraverso l'impegno, l'abnegazione riesce ad arrivare a un livello che per altri era un livello naturale. Quindi Mai Togai non è solo una menzione speciale, Mai Togai è veramente uno tra i personaggi migliori in Naruto dal mio punto di vista. Detto questo, siccome siamo a 8 minuti e vi ho già annoiato abbastanza, spero che il video in verità vi sia piaciuto. Mi raccomando, nei commenti scrivetemi naturalmente se avete altre domande, altre curiosità, a cui io risponderò poi nel prossimo video. Quindi vediamo come va il format, se va bene, a breve giro ci sarà un altro video del genere in cui mi farò un po' conoscere meglio a voi. Ah, e naturalmente se volete anche commentare rispetto a quello che ho detto io, se siete d'accordo o meno, fatelo, ci mancherebbe, che non vedo l'ora di interagire con voi. Ci vediamo al prossimo video.